Poracci, bentornati o benvenuti su un altro video come tutti gli altri. Anche oggi purtroppo non succederà niente. Questa è un'edizione straordinaria del TG Poro perché è successo l'impensabile. Nintendo ha annunciato il ritorno del suo format per eccellenza, quello dei Direct. E non si parla di un mini, di un partner showcase o di un indie world. No, questa volta avremo un Direct vero e proprio, come non se ne vedevano da settembre 2019. Ovviamente seguiremo l'evento domani in live qui sul mio canale YouTube e prima di gettarci in prediction, speculazioni e speranze, vi invito come al solito a supportare il mio lavoro, lasciando un like e attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti i social. E se proprio vi sentite dei veri poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro trovate i miei mini in HD, una qualità assurda. Ah, il Direct! Quanto tempo è passato dall'ultima volta in cui Nintendo ci ha graziato con il suo format per eccellenza? Troppo! Correva infatti il 4 settembre 2019, giorno in cui l'azienda di Kyoto pubblicò quello che poi si sarebbe rivelato il suo ultimo Direct per circa un anno e mezzo. In questo lasso di tempo Nintendo non è certo stata con le mani in mano ed ha sostituito la classica comunicazione dei Direct con degli eventi minori, dei Direct Mini o dei Partner Showcase, pensati per replicarne il successo ma su scala più piccola. Tutti questi appuntamenti hanno saputo riservare delle gradite sorprese, ma difficilmente hanno lasciato lo stesso impatto di un Direct vero e proprio. Questi piccoli contenitori poi hanno spesso lasciato il posto ad annunci singoli improvvisi, i cosiddetti Shadow Drop, le uscite dall'ombra, che di sicuro sanno sorprendere il pubblico, ma in modo nettamente diverso rispetto alla comunicazione a cui ormai era abituata l'utenza. Diciamocelo chiaramente, annunci come quello di Paper Mario Origami King fanno saltare in piedi dall'emozione, però hanno un impatto totalmente diverso rispetto all'hype train che può generare l'annuncio preventivo di un direct. Parliamo chiaramente, gran parte del divertimento risiede proprio nel fantasticare su cosa verrà presentato all'interno dell'evento e, sebbene questa volta abbiamo pochissimo preavviso, possiamo lo stesso lanciarci in delle previsioni ragionevoli e delle prediction di cuore. Partiamo intanto da quello che sappiamo per certo. Il direct sarà trasmesso domani, 17 febbraio, alle 23, ora italiana. La trasmissione durerà ben 50 minuti e avrà un focus particolare su Smash Bros. Ultimate e sui giochi in uscita nella prima metà del 2021. Quindi è lecito aspettarsi il reveal di un nuovo lottatore di Smash, probabilmente solo con un trailer di presentazione, che rimanderà poi a un Sakurai Direct più approfondito, previsto per le prossime settimane. E a questo punto mi getto nella prima Poro Prediction. I tempi ormai sono maturi per sganciare la bomba e, secondo me, il prossimo fighter di Smash sarà Crash Bandicoot. Un annuncio perfetto per accompagnare l'uscita del quarto capitolo su Switch e rendere così Ultimate il crossover definitivo della storia dei videogiochi. Insomma, questa Poro Prediction segnatevela. Per quanto riguarda i giochi di prossima uscita, beh, poracci, abbiamo ben 50 minuti, quindi aspettatevi di vedere il mondo. Se avete seguito i TG Poro precedenti, saprete che ultimamente sono stati leakati parecchi titoli per Switch, dalla remaster di Star Wars Republic Commando alla collection di The Great Ace Attorney, intitolata Chronicles, passando per Secret Neighbor, SnowRunner e Tales from the Borderlands. Si era recentemente rumoreggiato anche di un possibile ritorno di Mario Rabbids e da Ubisoft mi aspetto un supporto massiccio alla Switch, considerando anche gli ottimi risultati che l'azienda sta ottenendo grazie alla console ibrida. E a questo punto, se si vuole parlare di supporto da terze parti, mi aspetto anche il passaggio definitivo di EA sui lidi di Nintendo, un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Parlando di titoli ben più attesi, mi aspetto la data definitiva di No More Heroes 3, aggiornamenti su Silksong, visto l'articolo apparso su Edge il mese scorso, magari qualche aggiornamento su Baldo, ormai scomparso, e qualcosa su Bayonetta 3, visto che recentemente qualcosa sembra essersi smosso dalle parti di Kamiya e Platinum Games, che però hanno detto di dover sottostare ai tempi del publisher per quanto riguarda la diffusione di informazioni delle loro opere. Non dimentichiamoci poi che siamo vicino alla fine dei festeggiamenti per l'anniversario di Mario, che termineranno il 31 marzo. Nintendo potrebbe sfruttare l'occasione per massimizzare l'attenzione su Super Mario 3D World e sui titoli a tiratura limitata, spingendo sul loro concetto di esclusività. E quindi, che sia finalmente giunto il momento di farci sapere cosa succederà dopo il 31 marzo? Qui entriamo nel territorio delle prediction di cuore.
Quindi prendete le mie parole come quelle di un fan che si sta lasciando trasportare dall'entusiasmo. Siamo pronti per l'annuncio di una Virtual Console o addirittura l'aggiunta della libreria del Nintendo 64 al Nintendo Switch Online? Sarebbe troppo bello per essere vero e sinceramente mi accontenterei anche dell'annuncio di un Nintendo 64 Mini. Insomma, qualsiasi cosa a tema retro andrebbe bene. Sono curioso di sapere se anche voi state sognando in grande. E a proposito di sogni, lasciate ogni speranza per quanto riguarda Metroid Prime 4. In fondo in questo Direct si parlerà di titoli in uscita solo per la prima metà del 2021 e il ritorno di Samus sembra ancora lontano dal completamento. Forse è il momento giusto per parlare di Prime 4, potrebbe essere l'E3 di quest'anno, sempre che si faccia, ma sono altri due i brand che probabilmente monopolizzeranno le speranze dei fan. Quello di Pokémon e Zelda. Febbraio infatti sarà il palcoscenico di due anniversari importantissimi, quello di Pokémon, serie giunta al suo 25esimo compleanno, e quello di The Legend of Zelda, saga arrivata all'età di 35 anni. Mentre per Pokémon mi aspetto al massimo un rimando a un evento dedicato, visto che The Pokémon Company ha quasi sempre gestito in autonomia queste ricorrenze importanti, per Zelda ho grandissime aspettative. Il compleanno è dietro l'angolo, cadrà infatti il 21 febbraio, ovvero domenica prossima, e le avventure di Link potrebbero occupare gran parte del Direct, un po' come fece Ultimate nel 2018. Ma se anche ci fosse solo un rimando a un evento dedicato, è tassativa la chiusura con un trailer di Breath of the Wild 2. E sì, lo ripeto ancora una volta, preparatevi perché il 2021 sarà l'anno del seguito di Breath of the Wild, più in là, magari con la Pro. In ogni caso, per tutte le speculazioni a tema Zelda, vi rimando al video dedicato che trovate sul mio canale. In ultimo, è giusto notare come il Direct sia posizionato in una fascia oraria pensata più per il pubblico americano piuttosto che per quello europeo o giapponese, quindi non mi aspetterei un grandissimo focus su titoli di stampo nipponico come gli Shin Megami Tensei. E per finire, diamo spazio al sondaggione di ieri. Vi ho chiesto su cosa fosse al lavoro il team grezzo e il 63% di voi è convinto che lo studio sia al lavoro al remake di uno Zelda in 3D. Non lo so, io sarei più propenso per un capitolo in due dimensioni, ma a questo punto lo sapete che c'è? Tanto vale aspettare domani nella speranza di vedere qualche informazione a riguardo. Per ingannare l'attesa, mi raccomando, ricordatevi di votare al sondaggione che andrà online fra poco. E questo, poracci, era tutto. L'hype train è partito e aspetto le vostre poro prediction qui giù nei commenti. Vi aspetto domani col solito appuntamento giornaliero a cui si aggiungerà la live per seguire insieme il Direct. Mi troverete in diretta qui su YouTube a partire dalle 22:30. Mi raccomando, vi aspetto numerosi. Dai, che ci sarà di sicuro da divertirsi. Mi raccomando, prima di andare a farvi consumare dall'hype, ricordatevi che potete supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, attivando la campanella delle notifiche o magari seguendomi su tutti gli altri social. E se proprio volete supportare il mio lavoro ed evitare che domani mi addormenti in live, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento a domani. Io sono il Poro Hype, Michele Direct, ciao!